prima di dare la parola al vice allenatore della nazionale, andiamo a vedere un elenco di convocati, perché è cominciata l'operazione Germania 2010 con una prima lista di giocatori a disposizione di Fabio Polloni e di Rick Cornacchia. Vediamola. Allora, ci sono tre portieri che sono Tragust, Hell e Bernard. Poi in difesa Marchetti, Ambarkin, che gioca a Colgate negli Stati Uniti, Borgatello, Johnson, Hofer, Helfer, Villait e Runer del Valpellice. Per quel che riguarda gli attaccanti sono 10, quindi i difensori. In attacco vediamo chi c'è per il momento a disposizione: Nicola Fontanive, De Toni, Iannone, Scandella, Felicetti, Margoni, Iori, De Bettin, Mike Sousa, Anton Bernard, mentre il portiere Andreas Bernard, sono fratelli, Gander, altro giocatore di scuola vipitenese che gioca in Nord America, Rolli Ramoser, Egger, Pitis, Zisser, Pichler, Oberauch e Marco Insam, che ha concluso la stagione a Niagara Ice Dogs nella Ontario Hockey League, eliminato al primo turno dei playoff. Chiaramente questa è una lista che non tiene conto dei giocatori delle due finaliste, esatto, che sono appunto Renone e Asiago. Allora, se c'è Fabio Polloni, gli facciamo gli auguri di buon compleanno e chiediamo magari, Franza, a Polloni un commento su questa prima lista. Fra l'altro non c'è ad esempio Signoretti, un terzino che ha fatto un po' la storia recente della nazionale. Ecco, ha sentito la domanda di Stefano Bizzotto: questa prima lista per le amichevoli con Russia e Kazakistan, commento. Ah, per rispondere alla domanda di Bizzotto, Signoretti non c'è perché ha rinunciato suo malgrado alla convocazione per problemi fisici, è tornato in Canada per curarsi una labirintite, soffriva di queste vertigini, quindi ha preferito rinunciare alla convocazione. Per quel che riguarda i convocati, sono tutti disponibili i giocatori che abbiamo chiamato per il primo raduno, esclusi ovviamente i giocatori che fanno parte delle due squadre che sono in finale. Abbiamo inserito, credo, parecchi giovani, soprattutto quelli che stanno giocando all'estero, vedi Canada, Finlandia o Stati Uniti, e quindi vediamo. Questi giovani, questi giocatori che sono all'estero, come si sono comportati quest'anno in campionati impegnativi? Rick Cornacchia è sempre in contatto sia con i vari allenatori e oltretutto li vede giocare, perché lui ha il figlio che gioca in quelle leghe juniores. Bene, direi, tutto sommato, soprattutto Larkin, che è risultato il primo difensore nella sua squadra come punteggio, ma a parte il discorso statistiche e punti, sentendo anche il suo allenatore, sono veramente soddisfatti della sua resa in campionato. Lei ha seguito, torniamo in Italia, lei ha seguito attentamente questo campionato, ovviamente. Come si sono comportati i giocatori italiani? Chi l'ha impressionata? Chi l'ha sorpresa? Ah, direi che tutto sommato i nostri giocatori si sono comportati bene e si stanno comportando bene, soprattutto quelli che hanno la possibilità, ma questo ovviamente è solo merito dei giocatori, di poter giocare magari anche in seconda, qualcuno in prima linea, vedi, non so, i vari soldi eccetera. Direi che tutto sommato, in qualche caso, vedi la terza linea del Bolzano, probabilmente è stata una sorpresa, nel senso che è stata la linea più positiva, e questo è un buon segno per noi. Rimanendo al campionato, questo è un campionato particolarmente equilibrato, quali squadre l'hanno impressionato? Adesso siamo qui in questa finale, un commento anche su questo primo tempo. Ma direi che le squadre più o meno, come dicevi tu, è stato un campionato equilibrato, quindi non c'è stata una squadra che ha forse sorpreso più delle altre, magari qualcuna che ha deluso. Credo che sia un po' forse la finale che non tutti si aspettavano, perché tutti aspettavano Bolzano e anche il Brunico, e invece, insomma, credo a pieno merito anche si sono qualificati Renon e l'Asiago. Per adesso, visto il primo tempo, credo che qualche cosa di più abbia fatto l'Asiago. Se non altro, io ero solo nei primi 10 minuti, ha avuto 4-5 occasioni da gol, mentre l'Asiago ne ha avuta solo una o due. Quindi per adesso, come inerzia di partita dalla parte del Renon. Adesso staremo a vedere il secondo e il terzo tempo. Invece, tornando al raduno, cosa si aspetta dai giocatori in vista di questo appuntamento importantissimo che è il Mondiale? Ma è chiaro che come allenatore ci aspettiamo prima di tutto un grande impegno. Per adesso abbiamo tutti i giocatori che sono
in condizioni buone, a parte appunto avete intervistato prima Ingemar Gruber che è reduce da un infortunio, ma speriamo di poterlo avere per l'inizio del raduno di Asiago. Quindi credo una grande motivazione, soprattutto perché insomma indossare la maglia nazionale deve essere un onore per tutti. Stefano Rogli, sì, avete domande? Allora, due cose volevo chiedere a Poloni. Intanto, visto che abbiamo parlato molto del caso Strazzabosco, ma potrebbe avere in qualche modo ripercussioni sulla nazionale? Lui è sospeso per un mese adesso. Sì, io non voglio commentare perché credo che già il presidente dell'Asiago abbia commentato la cosa, chiaramente visto dal suo punto di vista. Per noi è un grosso guaio, adesso vedremo cosa succederà in commissione d'appello, so che l'Asiago ha fatto ricorso. È chiaro che perdere un giocatore come Strazzabosco per noi rappresenterebbe un grosso svantaggio. Ovviamente Fabio, la sospensione si riflette anche sulla nazionale, cioè lui in questo momento non può fare le amichevoli premondiali. Non penso proprio se è sospeso, adesso io non vorrei dire cose di cui non sono bene a conoscenza, ma non credo possa giocare neppure per la nazionale. Lui tornerebbe disponibile proprio per il debutto mondiale l'8 maggio contro il Canada in pratica. Sì, stando così io spero che le cose si risolvano un po' prima. Dovesse scegliere l'avversario del girone su cui fare la corsa, lasciamo stare ovviamente il Canada, più Svizzera o più Lettonia? Bella domanda, ma credo che da quello che si è visto alle Olimpiadi la Svizzera sia un gradino superiore ai lettoni, però insomma negli ultimi 5-6 anni anche i lettoni hanno fatto dei passi da gigante, quindi vedremo partita dopo partita, quindi dopo il Canada. Ma tu sai Fabio che la Svizzera ha cambiato allenatore, non c'è più Krieger, adesso c'è Simpson, ci sono già, mi hanno detto dei colleghi svizzeri, delle rinunce, Domenichelli ad esempio e altri giocatori hanno già detto di no al mondiale per via di problemi fisici, dover interventi chirurgici eccetera. Mentre la brutta notizia è che ad esempio i New York Islanders sono fuori dai playoff, per cui Mark Streit, il capitano, ha già detto che ci sarà. Insomma, notizie buone e meno buone. Sì, vi ripeto, noi giocheremo comunque ogni partita. Poi è chiaro che la Lettonia è quella che più è abbordabile sulla carta. Abbiamo visto Zisser, ma Zisser all'Euro Challenge di Asiago e Pergin era l'ideale tredicesimo attaccante. Lo mettevate spesso nell'inferiorità numerica. È un po' quello il suo ruolo? Sì, direi di sì, e anche come giocatore che gioca in inferiorità numerica, un pick and roll player, lui è un classico giocatore da far giocare in 4 contro 5. Perfetto, grazie Fabio Poloni.